è cresciuto sul delta del Nilo, non lontano dal mare, quel Mediterraneo che Ahmed, 13 anni, ha sfidato, da Rosetta in Egitto fino a Lampedusa, su un barcone, proteggendo dagli spruzzi delle onde un pezzo di carta con scritta la diagnosi della malattia del suo fratellino, Farid, di 7 anni, piastrinopenia. La sua famiglia non aveva abbastanza soldi per curarlo in patria e allora Ahmed ha accettato di sfidare la sorte da solo per andare a cercare in Italia qualcuno che potesse prendersi cura di Farid affinché guarisse per poter tornare a correre e giocare insieme. Dopo che la sua storia è stata raccontata dai giornali, ecco che si fa avanti l'assessore al diritto alla salute e al sociale della Toscana, Stefania Saccardi, un gesto di accoglienza per rispondere alla grande prova di coraggio e di amore di Ahmed. Ora lui, la sua famiglia e il piccolo Farid sono attesi all'ospedale Meyer di Firenze per combattere la sua patologia. La piastrinopenia è una malattia, più che una malattia, è una condizione clinica, è una manifestazione dove c'è una carenza di piastrine. Il motivo per cui mancano noi non lo sappiamo, a volte può essere una cosa anche molto semplice da curare, altre volte può richiedere un trattamento più lungo, più invasivo. Noi ancora non abbiamo qui ricoverato il bambino e non abbiamo nemmeno la sua documentazione, quindi non è che sappiamo quanto è grave, che tipo di cure, quanto saranno lunghe le cure. So che stanno facendo tutta la documentazione sua, del bambino e della sua famiglia, e quindi credo che questo un pochino di tempo lo comporterà. Ancora non ce l'hanno comunicata la data di arrivo.